Carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. In questo video vi faccio vedere uno spray multiuso da utilizzare per pulire tutta la casa, poi chiaramente vi farò vedere qualche dimostrazione che ho già provato a fare, l'ho già consumato, ovviamente ho voluto provarlo prima di farvi il video, è passato un po' di tempo. È un video che ho trovato su TikTok da una signora e quindi io ho voluto proporlo anche a voi, giusto per provare appunto dei detergenti nuovi e per non spendere dei soldi. Allora dobbiamo munirci di uno spruzzino vuoto, un semplice detersivo per i piatti che può essere il qualsiasi e dell'alcol denaturato a 90 gradi. Quindi l'alcol che qui diciamo a Bari comunemente chiamiamo spirito, non il polialcol. Allora andiamo a prendere un cucchiaio, mamma mia questo bottiglione pesa un quintale, andiamo a prendere questo quantitativo, è più quel che è andato a terra che non il resto, ne vado a mettere giusto un altro po'. Voi lo sapete che io sono Pollon combina guai, Pollon combina guai, na 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 na. Ecco qua, ho messo appunto il detersivo per i piatti. Andiamo a mettere un cucchiaio di alcol. Io sinceramente, questa signora diceva nella sua ricetta, se la vogliamo chiamare così, uno di alcol, ma io ne vado a mettere due, sinceramente anche tre, perché a me l'alcol mi piace assai, io lo uso puro a gogo e quindi io vado a mettere tre cucchiai di alcol, non me ne frega niente. Bene, vedete? Questo, non mi chiedete i grammi, quanti grammi, perché io faccio tutto ad occhio. E poi andiamo a mettere un quantitativo di acqua, non assai, perché sono spruzzini che va fatto giusto un po', vedete? Ecco, questo quantitativo, non assai, perché se poi mettiamo troppa acqua, praticamente facciamo uno spray che non serve a niente piuttosto che pulire. Allora la prima pulizia che possiamo andare a fare con questo spray creato, possiamo andare, non dico a sgrassare perché lo svelto o il detersivo per i piatti che c'è all'interno è poco, però comunque giusto la pulita veloce, va bene, anche se fa diciamo la schiumetta, però è giusto per una cosa bella fecente. Se avete grasso ostinato anche sul piano cottura, ovviamente io ve lo sconsiglio. A me il piano cottura è pulito, quindi è inutile farvi vedere una cosa che è già pulita. Quindi una cosa scappando, vedete, bello pulito e poi mi piace tantissimo l'odore. Ovviamente andiamo adesso a vedere quali altri usi. Fate attenzione a mettere solo un cucchiaio, addirittura questa signora diceva un cucchiaino, a me non piacciono i cucchiaini, a me piacciono i cucchiai, io anche quando mangio il gelato prendo il cucchiaio che mi devo saziare. Quindi vedete la schiuma che ha fatto, non andate a esagerare, perché questo qua lo dobbiamo provare anche sui vetri e sugli specchi, ok? Quindi adesso vi stop e vi faccio vedere. Allora, per fare una pulizia, una passata veloce, perché molte volte non c'è bisogno di andare a fare tutta schiuma che poi devi stare 3 ore per risciacquare. Quindi andiamo a mettere questo spray magico e andiamo a fare una passata veloce di sanitario, vedete?
Ah, bello, rinfresca proprio. Bello pulito. Poi c'è questo odore di alcol che io ho ovviamente abbondato, che così ve lo dico a fare. Vedete? Ah, sì. In pochi attimi, in un attimo, i sanitari sono puliti e profumati. Non c'è bisogno di fare tanta schiuma. Io sono certe volte per tanta schiuma, però anche per non metterne tanta, perché poi devi lavorare per andarla a togliere. Vediamo qualche altro esempio. Allora, ho tolto praticamente la metà delle cose sul tavolino per farvi vedere, tavolino che dovevo già fare sinceramente. Vado a spruzzare questo spruzzatore magico e andiamo a passare. Non vi meravigliate assolutamente del fatto che stiamo andando a pulire con il detersivo dei piatti, perché con il detersivo dei piatti, soprattutto quando si hanno i vetri molto sporchi, il detersivo dei piatti ve li fa uscire una meraviglia. Io già feci tanto tempo fa un video con il detersivo dei piatti, vedete? Poi con questi stracci, questo è lo straccio della Magnetic o Microjet Evolution, basta passare, vedete? Ed è lucido e si è già asciugato. Questa è la cosa di quando si usano dei panni particolari, dei panni che una passata e via e lasciano puliti. Vedete in quanti secondi io ho fatto il tavolino, non ho fatto anche l'altra parte, ma vedete un poco voi, in niente. Adesso andiamo a fare praticamente la vetrinetta e anche il televisore. Vi faccio vedere. Potete fare anche gli specchi, che va benone, vedete? Ovviamente io ho risciacquato il panno, logicamente. Ok? A ogni superficie va risciacquato il panno. La pulizia poi quella è che poi stanno le persone che fanno tutta la stanza senza sciacquare. Vedete? Ecco, la lucentezza, cioè si è già asciugata con questo panno. Guardate, cioè è meraviglioso. Io sinceramente già ho usato più volte il detersivo piatti e l'alcol. Voi lo sapete che io l'alcol me lo bevo, ma questo spruzzino fatto così io ve lo consiglio perché è veramente buono. Vado a risciacquare. Ho risciacquato il panno, spostiamo queste cornici e andiamo a fare il televisore per farvi vedere. Ok? Ed esce tutto lucido. Quindi anche per computer, televisori, cellulari, specchi, vetri, soprattutto se avete i vetri impolverati, vengono perché comunque c'è il detersivo per i piatti che va a sgrassare e avete l'alcol che lascia tutto meravigliosamente lucido. Quindi vi straconsiglio questo spray fatto in casa. Vedete un po'? Ecco, vedete la lucentezza dove ho passato lo straccio. E poi, come vi ho fatto già vedere, ottimo per i sanitari, per il lavello d'acciaio, per qualsiasi tipo di materiale, per il piano cottura. Veramente fate tante tante cose con uno spruzzino fatto in casa. Spero che questo video vi piacerà una volta online. Un bacione dalla vostra Antonelluzza e alla prossima. Ciao!